Proseguiamo il nostro tour alla ricerca di capire cosa ne pensano, soprattutto i giovani, della giustizia nel 2010. Proviamo a sentire le loro impressioni proprio su questo tema. Secondo te, che cos'è la giustizia? La giustizia è, diciamo, mi trovo un po' sprovvisto, ecco. Eppure sei qui al Salone della Giustizia. La giustizia, però, non mi ero mai posto questa domanda. In principio, diciamo che noi studiamo questo concetto di giustizia a scuola quasi quotidianamente, perché facendo liceo classico attraverso i nostri studi possiamo apprendere i pensieri di vari filosofi che abbiamo studiato fino adesso riguardo a questo concetto. Però oggi diciamo invece che questa occasione è stata un bel momento per viverlo più concretamente, conoscendo anche personaggi illustri che ci hanno parlato, ci hanno istruito e sicuramente ci hanno lasciato qualcosa in seguito a questa mattinata. Che cos'è la giustizia e cosa hai imparato oggi? Beh, oggi abbiamo avuto una lezione da parte di questo giornalista che è stato molto bravo a intrattenerci, a spiegarci come funziona bene o male l'approvazione di una legge in Parlamento. Oggi appunto abbiamo imparato i vari passaggi, il passaggio dalla Camera al Senato, poi la firma del Capo dello Stato, eccetera eccetera. Lui è riuscito a spiegarci bene questi passaggi. Per me la giustizia è un concetto, un accordo che si prende tra i vari cittadini su delle norme, su un modo di comportarsi, su una cosa, diciamo, che regola la vita di ogni cittadino. Allora, tante nozioni che riguardano questo settore, ma proprio dal tuo punto di vista, da ragazzo diciottenne, come la percepisci la giustizia? Ma giustizia è sicuramente direi il modo migliore per, come dire, per mettere tutti sullo stesso piano. Cioè, non ci devono essere differenze e non si parla solamente di differenze di razza o comunque diciamo anche di condizioni sociali. È il modo migliore per mettere tutti quanti, e si parla comunque di umanità in generale, sullo stesso piano e guardare tutti con gli stessi occhi, con lo stesso punto di vista. Allora la domanda nasce spontanea: la legge è uguale per tutti? Sì, sicuramente, deve essere la base della giustizia e di una democrazia solida. E allora, rendere tutti uguali i cittadini davanti alla legge, per il tuo compagno così, il tuo punto di vista è lo stesso? Beh, la legge deve essere uguale per tutti, poi che lo sia effettivamente purtroppo non è sempre così, nel senso che spesso e volentieri si possono creare delle situazioni per cui effettivamente la legge non è applicata allo stesso modo, però sono troppe le variabili e quindi è difficile dare una spiegazione complessa e generale di questo concetto. C'è comunque fiducia da parte dei giovani nel sistema giudiziario italiano? Beh, veramente in questo periodo no, nel senso che si può notare, non lo dico dal mio punto di vista, io guardando i giovani d'oggi si può vedere come dalle contestazioni, dai dibattiti, che non c'è questa estrema fiducia nel sistema giudiziario. La speranza è che si possano mettere d'accordo tutti quanti e che quindi si possa ripristinare quell'equilibrio tra i giovani e la società. Secondo te quanti tra i tuoi coetanei sono ferrati in questo argomento? Beh, sicuramente non molti. Dal mio punto di vista mi sembra che la maggior parte dei giovani d'oggi non siano molto interessati verso il mondo, in primo luogo politico, e sicuramente poi questo può essere esteso anche al discorso più ampio della giustizia, dell'uguaglianza, eccetera, perché mi pare di notare un certo disinteresse verso quello che può essere il discorso politico oggi, visto alcuni cattivi esempi, alcuni cattivi modelli che ci vengono prospettati dalla classe attualmente dirigente italiana. Poi però, a parer mio, non si può sempre cadere in una sorta di menefreghismo, altrimenti non si può cambiare quello che si critica, e quindi bisogna avere, ecco, un occhio critico, ma anche, a parer mio, attento.
Hai parlato di disinteresse, mi sembra che sia una cosa che non ti appartenga, dal momento che tu probabilmente proseguirai il tuo percorso di studi proprio approfondendo la legge. Beh sì, ancora non è una scelta diciamo definitiva, però potrebbe essersi un campo in cui mi piacerebbe dedicarmi. E tu, che in prima persona potresti affrontare questa scelta, cos'è che ti ha spinto? Qual è l'aspetto che è stato preponderante? Beh, perché diciamo il tipo di studi che attualmente sto facendo, studi classici, mi hanno portato a un interesse verso ciò che può riguardare, diciamo, in senso ampio il bene dello Stato, il bene della comunità, e quindi cercare di fare qualcosa di attivo per il nostro paese, per l'Italia, ecco. Ecco, parlando di attualità, ci sono stati molti episodi che, mi riferisco al bullismo, che sono stati condannati ormai da più fronti. Vediamo una sciarpa che hanno regalato a tutti voi studenti qui presenti oggi, e questa cosa verrà fatta anche per gli altri giorni di apertura del salone, una sciarpa che recita un motto. Sì, recita il motto degli ultras della legalità. Ed è una volontà di combattere la violenza, il bullismo e la droga all'interno di fasce di età molto giovani. È un'iniziativa molto, molto bella, che è stata fatta dal Ministro della Giustizia di concerto anche con il Ministero dell'Istruzione, ed è un ottimo modo anche per dare una visibilità che è superiore a quella delle normali iniziative. Infatti il Salone della Giustizia è ripreso in diretta TV, molti giovani ne stanno partecipando, e anche molte autorità differenti anche dall'ambito dell'istruzione, della giustizia e soprattutto del Ministero, quindi secondo me è un'ottima iniziativa. Oltre a questo, il tam-tam mediatico, insomma tutte le campagne che sono state fatte contro la violenza, una violenza che riguarda in particolar modo i giovani per quanto concerne il bullismo, ha cercato un po' di far regredire questo fenomeno. Se pensiamo solo a 2 anni fa, su YouTube giravano forse molti molti più filmati rispetto ad oggi. Cosa si potrebbe fare ulteriormente? Beh, si potrebbero anche mostrare ottimi esempi. La gioventù non è quella di YouTube o non è quella dipinta sui giornali dove tutto va male. La gioventù è anche un qualcosa che è capace di far progredire la società attraverso progetti di legalità, di sostegno al sociale e di aiuto nei confronti del prossimo, potremmo dire, anche se forse non è solo il prossimo, ma è un aiuto negli altri per avere un aiuto verso se stessi. Ecco, hai affrontato un argomento molto molto interessante, perché si fa presto a parlare di stereotipi, si fa presto a condannare i ragazzi, a definirli come coloro che non porteranno degnamente il nome di uomo in un futuro. Invece abbiamo sentito le testimonianze di oggi, anche di questi ragazzi proprio in questo istante, insomma ce ne sono molti che hanno la testa sulle spalle, per cui è importante dare fiducia a questi giovani. È molto più facile dare lustro a tutti gli atteggiamenti negativi che possono andare dallo stadio agli atti di bullismo di cui abbiamo citato, ma molto meno spesso invece vengono portati sotto i riflettori, alle luci della ribalta, invece tutto quello che di buono questi giovani possono fare. Abbiamo sentito tanti giovani che invece vedono un futuro positivo per loro e soprattutto vogliono difendere questa loro integrità, giusto? Non tutti i giovani sono negativi, anzi forse quelli negativi sono una piccola parte, ma che poi fanno inserire nel calderone generale anche tutti gli altri. Certamente, secondo me il discorso che ha fatto lei è molto, molto giusto, insomma, coerente. Infatti penso che la giornata di oggi sia stata utile, insomma, anche per capire e comprendere meglio che cos'è la giustizia, come bisogna comportarsi nei confronti del prossimo. E giustamente ci sono tutt'oggi dei ragazzi che tendono in un certo senso ad diciamo uscire, ecco, da questa generalizzazione, se si può chiamare così, e di insomma tentare di prendere la strada giusta, insomma, quella che si dovrebbe prendere, quella che tutti i ragazzi dovrebbero prendere. Non trovi che i politici chiedano fiducia in loro, ma anche voi giovani a questo punto, se date fiducia a loro, dovete anche ricevere fiducia?
Sì, questo sicuramente è vero, e dobbiamo appunto dare fiducia ai politici, comunque persone che ci rappresentano, e come dobbiamo avere fiducia anche in noi stessi, tutto sommato, ecco. Una bella tavola rotonda, tutta al maschile, con diverse opinioni. Questo era il servizio della nostra Monica Bertini.